Eccoci qua. Pronti? Eccoci. Oh, che bel sorriso sincero che ho. Sono abbastanza carico stasera. Sono abbastanza carico. Sperando la linea regga, sono felice di proseguire Finding Paradise, perché in queste opere tendo a essere, per quanto coinvolto, comunque ansioso di andare avanti, perché i prologhi sono sempre molto lenti e quindi ora che siamo nel fulcro sono molto più preso. Buonasera a tutti. Vi dico una cosina, in diretta, ok? Due cose. Buffo, grazie, grazie di cuore. La sistemazione dell'aggiornamento di Twitch è ancora in work in progress. Manca l'animazione del subscribe, la donazione è ancora quella che penso di sostituire al subscribe, appunto, e fare un'inversione di quello che invece sarà quello creato da Walter precedentemente per il subscribe che diventerà per le donazioni. Complicato, eh? Eppure sono riuscito a dirlo più o meno. Non ho ancora attivato i cheers, c'è tanto da fare. Belsa, grazie di cuore, benvenuto. E insomma, work in progress, ma la vera figata è che io dopodomani, io ho sempre lavorato dietro le quinte per il trasferimento, lo sapete. Non da quando lo annunciai anni fa, perché arrivò la DSL qui e decisi di accontentarmi per costruire qualcosa nel canale. Però adesso non basta più. E ho cominciato a lavorare fittamente alla ricerca di un affitto qui vicino, perlomeno che non sia un trasferimento che cambia per sempre la vita in maniera catastrofica, bensì qualcosa che possa permettermi di avere un appoggio, ma contemporaneamente essere autonomo e finalmente avere una casa per me e per Lara, con una connessione internet decente. Non possiamo sapere con certezza questa connessione perché siamo in Italia, e questo è il paese in cui viviamo, e chiaramente sapete che non è così semplice, ma in realtà è una cosa abbastanza mondiale questa. Ho sentito pareri anche di colleghi esteri e persone che vivono all'estero, dopotutto capire esattamente se la linea c'è davvero è sempre un macello. Solo che sappiamo anche che a Roma capita che due edifici accanto uno all'altro non abbiano una connessione simile. Però, dopodomani vado probabilmente a firmare il contratto dell'affitto. È un passaggio importante quanto essere maggiorenni, eh? Si va a vivere altrove. E lì le cose cambieranno. Saranno molto complesse, ma basta, spoiler. Volevo soltanto dirvi che le cose si stanno muovendo e dopodomani ho un appuntamento. Scusate, continuo a battere le mani. Oh, che bello vedere la chat che si accende così. Grazie ragazzi. Vedrete, vedrete. Vedrete le mie live in full HD 60 fps. Insomma, ce la faremo, ok? Fight. Forza. Proseguiamo? Anzi, visto che mi ha risposto Walter al telefono, faccio il bello della diretta. E torno in live. Walter, è molto importante che quando mi scrive abbia la mia attenzione perché è molto impegnato. Penso sappiate cosa significa, conoscendomi un po'. Quindi, ok. Allora, non puoi passare subito alla risoluzione massima. Devi farci abituare piano piano. Proseguiamo? Vado in full screen. Chi non conosce l'opera, posso dirgli una cosa molto speciale e importante. È veramente preziosa. Su YouTube c'è tutto, dal primo episodio di To The Moon, che è molto acerbo come contenuto perché ero alle prime live, e contemporaneamente l'evoluzione del canale stesso con i suoi sequel. Ossia potete seguire tutto e grazie Simone, grazie di cuore. Devo aumentare il volume della donazione stavolta al posto di abbassarlo. Importante perché potrei non rendermene conto e ci mancherebbe anche altro che io non mi metta a dare attenzione a chi fa un dono. Howling Wolf, grazie, welcome back. Carica. Ok. Tanto l'occhio umano non percepisce più dei 540 bit. Kilobit, kilobyte. Grazie. 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 Allora. Vado? Vado?
Si va? Perché sapete che se vado a giocare To The Moon, a Finding Paradise, insomma un lavoro di Kang Gao di Freebird Games, entro nel mood e mi concentro. Quindi un po' meno sorrisi, un po' meno chat Twitch e più esperienza. Perché devo condividervela. Go! Buonasera. Ok. Andiamo. Mi alzo il volume, fatemi sapere se provo via bene. Mi alzo, non vi alzo, eh. Sì, capitano. Com'è andato il primo giorno? Il capitano Ernst è sempre così. Non ho fatto quasi niente a parte starmene seduto lì. Sì. Col tempo probabilmente ti ci abituerai. Ma non parliamo di lui. Piuttosto, hai qualche programma per la serata? No! Io e le altre hostess stavamo pensando di portarti a bere qualcosa per festeggiare. Che dolcezza! Le hostess tendono a uscire spesso insieme, no? Perché comunque quando si va in trasferta, quando si vola, si atterra in un paese estero, talvolta il volo successivo del tuo mestiere, quindi insomma che tu sia hostess o che sia pilota, copilota, yada yada yada, tecnico eccetera, può essere anche dopo 3 giorni, dopo 4 giorni, e quindi stai in quel paese, in quella città, in quella capitale o meno, per quei giorni, no? E di solito i casi sono due: o ti rintani in hotel e rimani lì ad aspettare perché magari non sei una persona socievole o non vuoi uscire, oppure vai a esplorare il posto. È il lato più bello o più brutto, a seconda del tuo carattere, capiamoci, del lavoro di pilota, no? C'è chi controbatterebbe dicendo che in realtà è il volo la parte più bella, però diciamo che posso darvi parecchi insight su questo. Oh, ringraziale da parte mia, ma è meglio che vada dritto a casa. Mia moglie, ok, è a metà del primo trimestre. Sono stato lontano per abbastanza tempo. Wow, doppie congratulazioni! Avete già scelto un nome? Sì, stavamo pensando ad Asher. Ok, grazie. Sembra esploso l'aereo messo così comunque. Il cappello da pilota forse è il ricordo. Ok, però ci manca un pezzo. È qualcosa nella sala di pilotaggio, nella cabina. Non la sala, Michele. Se non lo sai tu, cazzo. Il diario? Tiene ancora il suo diario in questa cosa. Qui c'è solo una sorta di lista pre-volo incollata. E certo, il check. Ok. Cosa fa questo? Vediamo un po'. Ah, in qualunque direzione. Ok. Vabbè, niente di complesso stavolta. Siamo a terra, non c'è depressurizzazione. L'aquila. Ah, troppo tardi, non ho parlato al capitano, c'era una chicca. Ok. Oh, questo è un momento importante. Sapete che il suo passato mi interessa, penso sia ovvio, molto di più. Forza, chiediglielo. È un pilota, c'è il cappello, gli è rimasto impresso. Mi scusi. Lei è forse un pilota di linea? È un piccolo aeroporto municipale, ragazzo. Non troverai nessun aereo di linea qui.
Io piloto aerei a noleggio. Vuoi affittare un aereo? Sto cercando di imparare a volare. Puoi insegnare? No, non funziona così. Vuoi iniziare presto, eh? Meglio se fai due chiacchiere con quelli della scuola di volo. Si può imparare, si può studiare volo. Grazie intanto per il dono. Si può studiare volo molto da giovani, ragazzi. Il brevetto di volo si può prendere prima della patente. Grazie, grazie. Devo aumentare il volume, mi dispiace, potrei non sentirvi. Ma grazie del supporto, ragazzi, di cuore, davvero. Visto? Ti avevo detto che valeva la pena provarci. Grazie, Lorenzo. Allora, questo va bene, un check-in. Che bella melodia! Un modellino di qualcosa. E non possiamo vedere. Bibite. Battery. Arr, sputalo fuori, stupido affare! Perché non imparo mai? Ah, beh! Grandi subito. Guardate, una foto! Una foto renderizzata a bassa risoluzione? No. No, 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 è disegnato, è troppo simmetrico. Un poster del pannello di controllo di un piccolo aeromobile. Ah, è un cestino! Ok. Diavolo è quello? Sto solo lasciando qualcosa per la lezione. Forse la testa avrebbe dovuto essere un po' più piccola per l'aerodinamica. A chi importa? Ha un propulsore, ha una propulsione in più direttamente dal sedere! No, non posso cambiare personaggio con la X. Non serve una laurea per essere piloti. Assolutamente. L'ingegneria aerospaziale. Oddio, magari stai scherzando, ma l'ingegneria aerospaziale non è necessaria per essere piloti. Lì è uno step successivo, è avvicinarsi alla scienza del volo, che invece ti serve per altro. Poi magari stava scherzando il ragazzo e ho preso seriamente un commento stupido, però non c'è problema, sono fatto così. Talvolta, non sempre. Io colgo le cose. Ma che bello l'ambiente comunque, elegantino. Laura è tornata. Ragazzi, scemi che siete. Vi adoro. Ci sono aerei qui fuori. Scommetto che è da qui che partono. Non proprio, ma sì, la pista di solito è molto vicina in questi piccoli aeroporti. Offriamo corsi di volo e hai tutti i requisiti, ma è caro. Non c'è nessun altro modo. Beh, non dovrei essere io a dirtelo, ma perché non provi a parlare con il proprietario? Al momento è in pausa. Posso avvisarlo del tuo arrivo. Il proprietario di un intero aeroporto? Certo, è a conduzione familiare. Il suo ufficio è dall'altra parte del corridoio. Hai sentito? È a conduzione familiare! Che cosa vuol dire? Vuol dire che è di proprietà di una famiglia, ovvio. È probabilmente della mafia. Mafia? Ha sentito? Eh? Che mafia? E sono proprio qui dietro, eh? Oh, sì, come nel Il Padrino! Andiamo a conoscerlo! Cosa? Oh, fun fact! La scuola di volo di Finding Paradise è 1-1 quella in cui ha studiato Kang Gao, la quale ha ispirato l'autore nella produzione del gioco. Stupidi ragazzini. Ma smettila. Dai, su e sorridi un po' alla vita, cazzo. Che già è un costante palo nel culo, almeno visto che state vivendo in un mondo fantastico in cui. No, in realtà non è abbastanza triste. È fantastico da fuori perché viviamo un'esperienza magica, ma. Come lavoro? C'è la foto del Cesnino. Andiamo a vedere. Ah, Foscaioli, le sub le sento
Il problema è che durante questo tipo di live non ho lo schermo di Twitch visibile, perché streamare questi giochi è un po' difficile, quindi anche se ho due monitor non basta. E quindi non ho sempre costanza nel poter vedere chi si iscrive, perdonatemi. Per ora infatti Peppe, grazie. Un dipinto di un ero... questo era il dipinto appeso nella soffitta di Colin nei giorni nostri. Esatto. Non è un asset riutilizzato. Mamma mia, sembra veramente un padrino. Ditemi che è uno scherzo. Quindi, tu sei il bambino di cui mi hanno parlato. No, vabbè. Ma cosa? Guardi, signore, non voglio problemi. Certo che no, picciotto. Si vocifera che tu voglia diventare un pilota. Sì, signore. Esperienza. No, signore. Nessuna formazione. No. E non hai soldi. Non ne ho, signore. Non sono capace a fare l'accento siciliano. Fatemi parlare come un cattivo misterioso. Sono una pippa. Io non ho accenti, non so bono. Perdonatemi. Studierò a riguardo, promesso. E vieni qui, il giorno dell'esame di volo di mia figlia. Figlia, giusto? Figlia. Sono una pippa. La soundtrack comunque è quella, eh? Grazie, Elta. Lo so. Sono molto curioso di sapere come verrà sviluppato il film d'animazione. Specialmente per i protagonisti. Per richiedere la mia ospitalità, per fare uso dei miei servizi senza un'offerta. Vuoi disonorare me e l'aeroporto della mia famiglia? Sì, ma però il fatto è che se il dialetto è scritto come in Final Fantasy lo riesco a immaginare, no? E non sempre, per esempio quello sardo non ci sono riuscito. Però invece non è scritto alla fine. Dì che hai delle braccia forti che puoi aiutare nell'aeroporto. Ho delle braccia abbastanza forti. Oh, vuoi dire che sei disposto a lavorare? Sì, lo sei. Sì, lo sono. Proposta interessante. È vero. Si sono liberati alcuni posti di recente. Lo sto facendo tipo un maligno necromante, un po' stordito. Forse ci potrebbe servire una mano. Molto bene. La tua è un'offerta che non posso rifiutare. Ma questo, cioè, comunque la macchina è una pippa. Oppure questo capo è incredibilmente geniale. No, sei Psycho Mantis. Un sacco. Mi state dando un sacco di consigli. Un volo alla volta. Veloce, ringraziale, fai un passo indietro. Grazie per la sua gentilezza, signore. Visto, ce l'hai fatta. Aspetta un secondo, ho soltanto fatto domanda di lavoro. Ma se sei praticamente il vice capo adesso? Quindi, supponendo che il ricordo sia stato drammatizzato, non è tipo razzismo verso gli italiani? Non so. Gli italiani non sono una razza, Neil. Ma sì, sembra che tenda a rielaborare in maniera creativa i suoi ricordi. Ehi, forse solo il risultato finale della visione di quel film a 8 anni. Detto ciò, vediamo se il don ha qualcosa per noi. Primo lavoro.
Quel drink sul tavolo sbrilluccica. Davvero? Voi mentite, non è assolutamente vero. Un amaretto sour senza l'amaretto. Mi è rimasto in mente. Grazie Fabio. Sick Knight mi chiede: Mike, perché non fai il punto della situazione e qualche speculazione? Non c'è qualcosa che non va? A parte questa spirale di ricordi e il fatto che la macchina non riesca a percepire i reali ricordi come dati concreti, ma il fatto che questo... Io ci credo fortemente... No, va tutto bene. Nella mia mente va tutto bene, perché questo ragazzo, questo uomo, è talmente creativo, è talmente chiuso nella sua, diciamo, introversione creativa, che è normale che la sua stessa vita ne sia stata deformata nei ricordi. Basti pensare a quando era bambino e ha trovato l'uccellino. È una persona molto poco concreta. E quindi, niente, anche la macchina ne risente. Mi sembra molto logico per ora tutto questo. Non mi mette puzza, non mi mette preoccupazione. A parte la relazione Faye-Sofia, quella puzza. Ma ho già speculato in altri episodi, in altre serate. Adesso è meglio proseguire. Leggo meno, ho promesso. Oh, finalmente un po' di aria tropicale. Oh, Sofia! Eccola! Ecco qui, signore, il suo amaretto sour senza amaretto. Mua. Sei un genio, Colin. Grazie, proprio come piace a me. Che vi ho detto? Che vi ho detto? E per lei, signora, il suo amaretto sour senza sour. Grazie mille. Non sapevo che lo poteste servire anche così. Oh, comunque la faccia buona. Sour. Sour. Sarà in grado di sopportare tutto quel succo di limone? È uno dei miei preferiti. Sour. Ah, è proprio inglese. Pensavo che fosse una cosa molto diversa. Ma quindi cos'è? Il sour? Cos'è? No, sugar quello. Cos'è sour? Non posso usare il cellulare. Il vocabolo non ce l'ho in mente. A meno che non sia un alcol. Ora leggo la chat perché mi potrebbe far comodo saperlo per la narrativa. Aspro. Ah, quindi senza... Sì, ma è amaro inteso come amaro alcolico? È un ingrediente. Acido. Acqua zuccherata e limone. Ok. Amare... Ah! Ah, ma certo, amaretto senza l'amaro diventa succo di limone. Mentre lei ha solo la... Perfetto. Succo di limone, esattamente. È chiaro. Ci siamo. Ok, ci siamo. We are not in. Perfetto. Siamo davvero qui. È da molto tempo che volevi visitare questo posto, vero? È come l'avevi immaginato? Beh, quando ti credi le aspettative... Ma sì, è comunque bellissimo. Tu che ne pensi, invece? Eh? Insomma, abbiamo speso metà dei nostri risparmi per questa luna di miele in ritardo. Ehi, ora non è il momento di pensare a queste cose. Ci rimetteremo in pari. Mi aspettano un bel po' di concerti al ritorno. Senza contare il tuo nuovo lavoro, signor pilota di linea.
non portare sfortuna. Però è vero, sì, Sour è aspro, quindi approfondirò. Oh, eccoci qua, eh. Eccoci qua. Potrebbe volerci ancora del tempo prima di iniziare a lavorare con la compagnia. E poi, per un po' di tempo, lo stipendio non sarà granché. Questo è vero. Ehi, almeno puoi metterti quei fichissimi occhiali da sole. Mm-hmm. I Ray-Ban. Amaro e bitter. Chapeau, chapeau. Ho parlato con Maria la settimana scorsa. Mi ha concesso degli orari più flessibili. Quindi siamo pronti, eh? Già. Il più pronti possibile. Sai, potrebbe passare molto tempo prima del nostro prossimo viaggio insieme. Ma ha una mesh bianca? Ha una mesh... può essere? Un giorno la faremo pagare al piccolo bastardo per tutte le vacanze perse. Sì, no, ce l'ha fin dalla testa. Ce l'ha fin dalla nuca. Nel frattempo, un motivo in più per goderci quello che resta. A quello che resta. Sì, a quello che... Porc! Impeccabile. Inizio fiacco, rimpianto. No. No. Oh, tesori, mi dispiace quanto ci deve essere rimasto male. Ma lei ha... Oh. Che meraviglia. Che meraviglia. Forza, Colin. L'acqua non è così fredda. Lei è solare, eh? Energica. E lo chiama Colin. Che bella quella mesh bianca. Ci credete che... stiamo... letteralmente... assaporando dettagli, solo dettagli, piccolissimi, microscopici, ma di una vita. È forte. È molto forte. Fia, sei ancora sveglia? No. Te lo dicevo che un succo di limone era meglio. E vedi che allora avevo ragione anch'io, è comunque alcolico. Ma che figata il vetro con sotto il mare. Ma la voglio anch'io una luna di miele così, ma cazzo, ma una vacanza almeno. Bellissimo. Che schifo i soldi. Ma mamma mia. Un dipinto sbiadito di Bora Bora. Il pesce chiaramente tropicale. Sembra che stia per scrivere qualche rima. Esatto, quello di Colin era un cocktail senza alcol e quello di Fia il contrario. Sì, sì, no, esatto, esatto. Fin qua c'ero arrivato, appunto. Nice. Manca un ricordo.
Manca un ricordo. Allora, non è sicuramente l'acquario. Fiori. A terra, il fuoco. È sicuramente nella stanza, c'è più di un ricordo. Tanto la melodia non stanca. Oh, mi chiedono di alzare un po' il volume di gioco, ma ci mancherebbe altro. Lo faccio di poco perché so che si esagera facilmente con il nostro Finding Paradise, ma un paio di decibel. Ok. Avvicino un po' il microfono. Questi fiori. È ibisco, sì, è quello. Questo è un posto più adatto a quel tipo di fiore. Ibisco, eh? Yay! Dobbiamo rifare tutta la strada. Almeno una spiaggia. Fazzoletto, il fazzoletto. Va bene, va bene. Ah, ma dai. Va bene. Grazie, Shabalia. Grazie. Benvenuto. Entriamo. Vediamo un po'. Il fatto che sia permesso a Fei di stare è interessante. Ehi, sta per iniziare il tuo turno al negozio. Ok, qui ho quasi fatto. Hai almeno fatto i compiti. Li farò quando non ci sono clienti. Subdolo. Mi piace. E tu? Hai fatto i tuoi? Bella battuta. È pericoloso. Dovrebbe davvero scendere da lì. Beh, oddio. Non è così piccolo. Rosalind. Istinto materno, lo capisco, ma. Watts invece non gliene frega un cazzo. Ma guarda che belli questi furgoni, viene voglia di nascondersi sotto con una scatola. Anzi, senza scatola. A meno che non parli di Fei. Se parla di Fei ha ragione. Quello è pericoloso. Che stiano parlando di te. Quel nuovo ragazzino che hanno assunto è proprio silenzioso. Già, ma almeno fa il suo lavoro. Non ha ancora un volo programmato per oggi. Non ha un volo programmato per oggi pomeriggio? Sì, ma ci manca un aereo perché per colpa di qualcuno ha una gomma a terra. A meno che qualcun altro non venga cancellato, non penso riuscire a volare. Ma almeno ce l'ha già un istruttore. E non ne ho idea. Ehi! Hey.
Lo so. Shh. Ma hanno mantenuto quel disegno. Importanza, esistenza. Sì, ma bellissimo che sia stato tradotto anche quello scritto sulla lavagna. Perché l'aereo ha la testa di un gatto? Non lo so. Era già così quando sono arrivata, quindi ci ho semplicemente scritto sopra. Una nota sbiadita sul lavoro dall'aeroporto e su Faye addormentata sull'ala dell'aeroplano. Ma dai, vediamo che dicono. Vediamo che dicono. I numeri delle piste indicano anche la direzione della pista. Aggiungendo uno zero alla fine del numero della pista, si ottiene la rotta magnetica in cui è direzionata. Esempio, pista 9 significa che ha 90 gradi, su una bussola magnetica, quindi va verso est. Questo è anche il motivo per cui le estremità opposte di ogni pista hanno sempre una differenza di 18-180 gradi. Ogni aereo ha una velocità minima di volo che deve mantenere sotto ogni configurazione per continuare a volare. Altre nozioni sul superamento dell'angolo critico di attacco e la separazione del flusso d'aria dai profili alari, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, praticamente, questi appunti di Finding Paradise sono stati localizzati meglio dei documentari sul volo di Discovery Channel. Si sentono certe puttanate nella lingua italiana di Discovery Channel, che io mi chiedo come cazzo è possibile che la gente non si faccia delle domande. Io vi è mai capitato di ascoltare cose raccapriccianti, specialmente rispetto alle velocità? Anche in astronomia a volte succedono, a volte confondono milioni di anni con decenni, oppure la velocità della luce con chilometri orari al posto che al secondo, cosa che dici, ma Dio buono, ma ho capito che il tuo lavoro non è avere cultura a riguardo, ma fai una domanda ogni tanto. Però come sarà il lavoro là dentro? Magari sono obbligati a leggere quello che c'è scritto e soffrono come delle bestie, chi lo sa. Comunque, a volte Discovery in italiano è raccapricciante, sul volo poi è una shitfest. È una shitfest. Già che dicono guidare l'aeroplano è raccapricciante. In conclusione, gli aerei sono un po' come l'autobus di quel film, che esplode se va al di sotto delle 50 miglia all'ora. Speed! Santo cielo. Contrariamente alle credenze comuni, una avaria al motore non fa sì che l'aereo precipiti giù dal cielo. Lo so. L'aereo non riuscirebbe più a salire di quota, ma potrebbe comunque atterrare con una planata controllata dal pilota. E ci mancherebbe altro, altrimenti sarebbero sassi. I biplani, bene o male, sono sassi volanti. Però, ecco. Esatto, Vital, o Ik-1 Vital, ha ragione. Questa è una cosa molto delicata da discutere, perché lui mi dice, tu senti molte cazzate sul volo perché lo conosci bene. È così un po' con tutto. È quello che dico anche molto spesso a mio padre, quando vede altri programmi e non si lamenta come una bestia. Sono sicuro che purtroppo ci siano leggerezze un po' ovunque. Però è un grandissimo peccato. È un grandissimo peccato. Veramente un enorme peccato, perché quando si ha a che fare con un documentario sul volo, o un'analisi come Indagine ad alta quota, eccetera, e ci sono delle puttanate cosmiche che non vengono dette in inglese, ok? Ma nella localizzazione si va a creare una disinformazione che diventa dilagante. Ma non è questa la live in cui parlarne, Penossi, sì. Un A380 no, mai. Ma sono stato nella cabina di pilotaggio di un 747 tante volte. Tante volte, anzi, ci ho anche giocato un po'. Ma questo non è un talk show, quindi Mike, torna nel mood. Io penso che la vita vada vissuta con leggerezza senza cercare il pelo nell'uovo. Su questa frase ci si potrebbe discutere tutta la serata. Perché non sono peli nell'uovo. E vivere la vita con leggerezza si può interpretare in tanti modi orribili. Orribili. Che non andrò a né a edulcorare né ad approfondire. Quindi meglio se proseguiamo. Mike gioca, sì, mi è venuto un mal di pancia a leggere quella frase. Perché sicuramente il ragazzo non intendeva niente di male, ma ho pensato al peggio. Allora,
Allora. Promemoria. L'avaria al motore non fa subito precipitare l'aereo giù dal cielo. L'avaria al motore non fa subito precipitare l'aereo giù dal cielo. L'avaria al motore non fa subito precipitare giù l'aereo dal cielo. No, ancora! Volevo ancora! Allora. Oh, Colin, hai la soluzione? Aspetti, lasci che gliela prenda io. Hai la manina piccola? Basta semplicemente sganciarla dall'interno e... Beh, Turk avrebbe da ridire. Turk avrebbe seriamente da ridire. Wow, manovra da professionista, ragazzino. Sono anni che sto qui e non sono mai riuscito a capirlo. Devi avere, non so, qualche tipo di potere magico dei distributori. Lo so solo perché devo pulirlo, quindi... Oh, avete visto che dettagli? Come guarda in basso a sinistra? Lo so soltanto perché devo pulirlo. Poi, che dolcezza. Che tesoro. Bene, ecco 24 dollari di resto. Wow, questi sono un sacco di centesimi. Non fa niente, ho tutto il giorno. Poverino. Ma no. Ma dai, ma che tesoro. Ah, Fei proprio in coma. Così. Per questo, eh? Immagino che ognuno abbia i propri motivi per iniziare a volare. E riguardo a te? No, volevo sentirlo, era per Fei? Beh, che resti fra me e te. L'istruttore di volo non è la mia vera passione. Anzi, prima di venire qua a insegnare, ero un pilota acrobatico di scrittura del cielo. Ma dai! Per fortuna non sto bufferando io. Wow, cioè, facevi apparire cose nel cielo con le scie del tuo aereo? Certo, quelle chimiche che distruggono il mondo e non sono soltanto scie di condensazione. Scusate. Certo, ed ero dannatamente bravo, tra l'altro. Ma poi sono stato licenziato. Perché? Una vera ingiustizia, te lo dico io. È solo perché... hanno scoperto che sono un ignorante che ha mollato la scuola. Importava? Forse? Che fossi il pilota più abile della flotta? No! È solo perché non leggo bene. Mi hanno gettato via come una patata bollente. Minchia, non leggere bene... Io stavo per difenderti, ma non leggere bene è molto pericoloso, ragazzo. È un po' delicato. Cioè, non devi essere una persona di grandissima cultura per avere un talento. Però poi devi studiare, ragazzo mio. Barry, perdonami. Come fai a essere istruttore? Mi sale la pressione solo a pensarci! Già, non sembra per niente corretto. Ecco, se mai ne avessi necessità un giorno, ti contatterò. Grazie, ragazzino. Accidenti, prima recuperi la lattina per me, poi giuri di ridare un senso alla mia vita. Soprattutto se devi disegnare scritte. Oh cielo. Ah, volete sapere la figata? Volete sapere la figata? Visto che ho letto un ragazzo che ha fatto la battuta. E dire che volando ho visto che la Terra era piatta, no? Le persone... Persone. Mettiamoci le virgolette. Scusate l'acidità, ma... Dai. Evitiamo di dare un rispetto a qualcosa che non lo merita. Queste persone probabilmente non hanno mai fatto un volo transcontinentale, perché nelle altitudini... che si ottengono quando si va a volare tramite Boeing 747, A380, tra un continente e l'altro, si supera l'Oceano Pacifico, si vede la curvatura della Terra anche in un volo civile, non bisogna utilizzare particolari mezzi magici per vedere la curvatura terrestre. Ah, ma è, ma è il vetro che fa il grand'angolo! Potrei staccare la live qui. Andiamo avanti. Andiamo via. Allora,
Per ricambiare mi toccherà insegnarti tutto quello che so. Carino però, perché effettivamente in realtà la possibilità di avere un talento, di sentire la macchina, di poter volare con istinto e sentire il velivolo, è un talento, una sensibilità che puoi avere anche senza cultura. Però poi... e poi... Ok. Mi è apparsa una donazione gigantesca che non ho percepito in live. Dovrò alzare il volume. La leggerò sicuramente a fine serata. Franco, tra l'altro, che ci conosciamo, grazie di cuore. È un dono gigantesco, non capisco. Ti ringrazio. E queste sono cose che, specialmente vicino a un trasferimento, aiutano tanto. Grazie di cuore. Di cuore. Forse siamo a un punto morto. Manca ancora un collegamento mnemonico. I rilevamenti indicano che abbiamo attivato tutto nell'area. Forse potremmo stimolare la sua memoria in qualche modo. Speriamo. Teniamo gli occhi aperti. Non hanno tutti i torti. Non hanno tutti i torti, perché per ora le cose che si possono migliorare della sua vita sono pochissime. Sono abbastanza sicuro che a un certo punto troveremo un collegamento Sofia Fia, che possa essere amnesia, che possa essere un trauma. Insomma, si trova il modo di creare qualcosa di pericoloso, ma non è troppo banale a questo punto? Ed è un male che sia banale? Non credo. Basta capire com'è raccontato. Sto pensando troppo all'ovvio, invece qualcosa di più nascosto? Viviamolo, però per ora qualcosa di da cambiare veramente, che non siano dettagli, non c'è. E basta quello per farlo felice? Avere la vita perfetta con gli stessi eventi? Perché no? Io lo capisco. Anche se capisco il contrario. Allora, concentrati che perdi tutto. Gomenen, Gomenasai. Avete ragione. L'hai sentito? Cosa? Non lo so, una specie di brezza. Sì, e come? Oh, questo prima non era aperto. Sei stato tu? Se fossi stato io te ne saresti accorta. Sono letteralmente dietro di te. In effetti non so perché continuo a seguirti. Ok. Prendiamola seriamente. Ora penso che succederà qualcosa. Che cavolo è questo? Non saprei. In compenso, potrebbe portarci fuori da questo ricordo. Quindi avevamo bisogno di un modo per andare avanti e questo posto si è magicamente aperto da solo. E nel modo più inquietante possibile, tra l'altro. Non so cosa stia succedendo qui, ma è il nostro unico biglietto d'uscita. Forza, dobbiamo saltare. Mamma mia, non riesco neanche a guardare giù. È l'unico modo per scoprirlo, Neil. Ok, salto fra 3, 2... sono bellissimi. Cosa non sono stata io? Col cazzo che non sei stata tu! Oddio, che cosa stupenda! È bellissimo! Cosa diamine sta succedendo e perché? In teoria non si dovrebbe poter portare un passeggero durante i voli di istruzione. Però se le permettono di stare su un'ala... è comunque una storia cartoon.
questo è il pelo nell'uovo. E non è una lamentela la mia, è solo un modo chiccoso di darvi un'informazione. Adoro tutto questo. È dolce. Lo adoro davvero. Che cosa diavolo sta succedendo e perché? Ti avrà spento qualcosa apposta, no? Devi imparare. Stai andando bene, non moriremo? Barry? Credo di sì. D'accordo. Preparati all'atterraggio e non dimenticarti di controllare la cabina. Miscela ricca. Innesco inserito e bloccato. 0 Yankee Romeo. Via libera per l'atterraggio sulla pista 2-1. 0 Yankee Romeo. Siamo troppo alti. Estendi i flap. La velocità! Abbassa il muso! Ok, bene, ho preso il controllo. Beh, si vede che Kangao è un pilota, comunque. Sa quello che scrive, sa come succede, sa come funziona. Tieniti forte, stiamo per atterrare. State parlando di spoiler? Per fortuna che ero concentrato, è successo qualcosa? Zitti, bestie. Zitti? È per il vostro bene. Bello, Neil! Ok. Ok. Oh, Tosca, d'accordo, starò attento. Magari un mio tic. Attenzione. Ehi, tutto a posto? No, Eva, non è tutto a posto. Anzi, sono morto. Quanto sono stupidi. Muovi il culo. Sì, signore. Che bello. È normale che senta un po' di nausea. Non ti preoccupare, ti ci abituerai col tempo. Sai cosa? Tieni, prendi il mio cappello. Oh, il cappello da pilota, che bello! Oh, mi ricordi quando ero giovane. Nel senso che quando ero giovane anch'io conoscevo qualcuno nervoso quanto te. Ehi, ti sta benone! Questo non è niente in confronto alle vecchie acrobazie aeree che ho fatto. Lascia che te lo dica. Voglio tornare a farle un giorno. Il cappello, ovviamente. Questo non è niente, bla bla bla. Okay. Oh, che tesori. Faye è... veramente molto dolce. Un pochino, forse... piatta? Non è mai evoluto come personaggio e carattere. Non vuole essere una critica, però lo dico, in quanto Colin sta chiaramente crescendo. Lei è un po' tuonata. Diciamo tuonata. Ecco, mettiamo tuonata. Boom! Dritto alla capoccia! Un altro colpo alla testa, Eva! Non ha alcuna possibilità! Bingo! Una bella commozione cerebrale! Fortunatamente ho programmato la mia testa per essere dura quanto una roccia. Ti sei portato avanti. Ha paura delle botte che le darebbe?
scusate se canticchio, magari sembro un coglione fastidiosissimo. Mi sto coinvolgendo. È una melodia molto bella. È una melodia stupenda. Stronzi! Tutto il lavoro che ho fatto. Oh, Sofia! Sofia? Vuoi sposarmi? Vuoi sposarmi? Cazzo, questo non sa leggere, ha scritto merda! Io lo sapevo! Accidenti, Barry! Comunque i localizzatori, cazzutissimi. A quanto pare so che è una cosa amatoriale, no? Ufficializzata da Kangao. Complimenti, ragazzi, complimenti di cuore. Avete fatto un lavoro sopraffino. Non è da poco, non è davvero da poco. Bravi, grazie, grazie a tutti. Sofia, vuoi spossarmi? Beh, l'aveva avvisato. Proposta sgrammaticata. Però è un gesto di una dolcezza infinita. Colin è una persona meravigliosa. Colin è una persona molto preziosa, molto rara. Ama la vita, comunque. Nonostante tutto, ama la poesia, anche se non se ne rende nemmeno lui conto. Vive in maniera unica rispetto ad altri. È una personalità molto speciale. Molto speciale. Quindi era per questo che lo avevano licenziato. Perché il suo lavoro non funzionava. Dai, Sofia. Cioè, è un ricordo, no? Sono più preziose queste imprecisioni che perfezionarle, Colin. Non fare lo sciocco. Non sono cose gravi. Ah, ho sbagliato. Stavo cercando di... Ah, è vero, certo, ovvio. Ah, sì, ho letto un commento estremamente lungo. Il silenzio nasce da quello. Questa è una questione psicologica assolutamente chiara. Io sono felice di aver perso quello che è accaduto. Però, santo Nymph, ragazzi. Questo lo dico in live, visto che ho, appunto, voi come pubblico. Lo dico a tutti, che mi ascoltino, che mi ascoltiate. Ma l'idea di fondo è proprio quella di giocare tutti insieme davanti a uno schermo. Ci sta che qualcuno dica, secondo me Mortimer è il figlio di Gislacco, come succedeva quando giocavi con gli amici d'infanzia. Ed è per questo che io ci tengo molto che lo facciate anche con la Metal Gear Saga, con molta attenzione. Perché è vero che la cosa è molto più estesa, ma il concetto è quello. Se poi a un'ipotesi si risponde, oh no, ha fatto uno spoiler, si conferma che la stessa diventa effettivamente una realtà concreta e diventa un vero spoiler. Quindi attenzione, questo non significa... Specialmente in Metal Gear Solid, vi apro, cioè vi cancello, vi punisco digitalmente. Non significa che possiate fare i finti tonti, perché io sotto molti video e sotto molte live mi capita di vedere delle persone che sono dolcissime e zero malizia, ma ci sono degli evidenti appassionati che fanno finta di non sapere e dicono «Ah, strana questa cosa, secondo me...» e dicono una cosa assolutamente fuori di testa, che poi ovviamente è vera, per... è un po' quello che con amore... con voglia di essere notati e di far parte di una community, come si faceva in classe, si alza la mano per fare una domanda al professore, no? Professore, ma... e fai una domanda completamente stupida. Io ne ho fatte tantissime di domande stupide al liceo e alle medie, per farmi notare, e avere una conversazione con il docente che volevo in qualche modo conoscere. È la stessa cosa. È la stessa cosa. È la stessa cosa. Allora, comunque...
ho detto le due realtà, ossia come è e come è il comportamento e il far finta, no? Sono due cose che vanno a braccetto. Allora. Sul serio? Un solo collegamento per il ricordo della sua proposta di matrimonio. Hai ragione, Rosalind. Effettivamente è un po' strano. Ehi, almeno se l'ha ricordata. Cielo, com'è possibile che sai pilotare un aereo ma non sai guidare? Priorità. Grazie a te. Forza, o arriveremo in ritardo. Minchia se il tempo passa. Ha più spazio lei della moglie durante la proposta di matrimonio. Durante la proposta di matrimonio. C'è qualcosa in lei che mi preoccupa. Oh, no, non prenderla sul personale. Colin non è mica tuo marito. Non è quello che... Lascia perdere. Sì, sì, è evidente che c'è qualcosa che non va. Non ho ancora ascoltato un dialogo che asserisca che è lì con lui. Però non voglio dare troppa acqua sul... se no diventa Black Ops. Ehi, volevo dirti... Cioè, per carità, Colin ha una fantasia e un'introversione così forte che potrebbe persino creare in sé un personaggio non esistente che cresce realisticamente in maniera estetica insieme a lui, ma... sei il più grande creativo della storia degli amici immaginari, oltre ad avere un problema, per quanto dolcissimo e bellissimo, in qualche modo poetico. Però, fly down, ok? Che c'è? Sai, penso che per oggi passo. E se Faye non fosse altro che un uccello? Esatto. Allora. Sono le tue prime prove con loro, giusto? Sei già abbastanza nervoso così. Ehi, non sono nervoso. E anche se lo fossi, beh, la tua presenza mi sarebbe di aiuto. Oh, immagino, ma... Non posso starti sempre attorno, sai? Questo è lo stesso discorso... No, se dicessi a cosa posso paragonare questa cosa, farei uno spoiler su Detroit. Però ok, sto retrocedendo dall'idea. In realtà Faye è Velka. Mi devo leggere meno. Non resisto. E comunque sia, senza me intorno riuscirei a concentrarti meglio. Comunque devo aver perso una bomba atomica, perché ancora state discutendo di quello spoiler e grazie al cielo, ok, scampata. Per fortuna, con Undertale sarebbe stato l'inferno. Per fortuna lì non avevo la chat. Qui invece siete comunque... Siete perfetti, eh. Siete veramente perfetti. Io sto leggendo spessissimo. Non ho percepito niente che non vada. Evidentemente quando c'era la scena bellissima col volo e lì è successo qualcosa. Però, grazie a Dio. Sì, leggo meno, perdonatemi. Ehi, ti ricordi che dopo la scuola mi raccontavi sempre della tua giornata? Perché non vai da solo e mi racconti tutto dopo le prove? Ah, ma poi lui gli ha lanciato l'aeroplanino di carta. Adesso che ci penso. Ok, allora è deciso. Ciao! Ma cazzo, ma... Si è nascosta nel... Qualcuno ha qualche rotella fuori posto. Tipa stramba! Ma cazzo, ma...
Io boh. Cazzo. È una bella persona. È una bella, bellissima persona. Questa musica? Molto, molto... Ehi, Eva, sai chi è un gentiluomo? È qualcuno che sa suonare il trombone, ma non lo fa. Non sei l'unico ad aver fatto parte della banda. E poi, quella è una tromba. Mi disturba questa musica. Questo ambiente, non più che musica, questo suono ambientale. Ehi, le prove stanno per iniziare, forza! Ah, come va con la tua scala? Lui continua a guardare le sue pagine bianche. È un po' eccessivo. Il posto è questo? Oh, non riesco a credere di essere in ritardo. Oh, finalmente scopriamo come ha conosciuto Sofia. Era Sofia? Immagino di sì. No, non serve, non serve. Ok, basta, basta, fermi tutti. Qualcosa non andava intorno alla battuta 36. Da qualche parte alla mia destra. Da qualcuno. Nella sezione di violoncelli. Qualcuno seduto in seconda fila, verso il davanti. Colin, giusto? Penso che stessi andando un po' troppo veloce. Fai più attenzione. Lo farò. D'accordo. Riprendiamo dalla battuta 35. Verso l'assolo. Pronti? Grazie. L'assolo di Sofia, eh? Sei colpito? Ah, Neil, dai. Che nichilista. Dai, Neil, cazzo. Cazzo, su. Time is a place, no? Ah no, giusto, sta là a sinistra. Ah no, non posso qui.
Quindi questa canzone... Allora, la chiave di tutto questo Finding Paradise è Time is a place. Bisogna starci molto attenti. Perché... Time is a place è legato a Fei. Adesso vediamo un po'. Benissimo, ho finito. Anch'io. Vediamo cos'hai. Cos'è quello? Ho fatto del mio meglio. Già un appuntamento. Rapido, il nostro amico. Beh, stiamo ancora saltellando. Probabilmente è passato del tempo. Che meraviglia. È narrativamente molto più denso di To the Moon. Lo è più denso. È bravissimo. E che cazzo! Un rapido schizzo a matita. Poverino! Sofia è spietata. È più bravo di me. Ehi, dove sta andando? Wow, per essere un cefalopode è proprio coccoloso. Ah, in realtà fa un po' il solletico. Ecco. Oh. Che bello che è. È delizioso. Fa riflettere anche sulla nostra vita, su quanti ambienti in realtà vediamo viaggiando un po'. Gli acquari, per esempio, no? Sono luoghi molto particolari. Specialmente da giovani. Allora. Oh mio Dio. Che succede, Rosalind? Rosalind? Qualcosa che non hai mai visto? È magnifico, sì. Meduse! Ah, ok. Oh, si sta emozionando lei? Eva, ti senti bene? Ce ne sono tantissime! Beh, mi fa piacere che tu abbia altri interessi oltre al giardinaggio. Che meraviglia. Sono caduto. Mi sono staccato. Ok. Stop, stop! Never give up. Allora, abbiamo visto Rosalind che è impazzita per le meduse. Ha espresso un'emozione stupenda, infantile, gioiosa, fanciullesca, dolcissima. Quindi, benvenuta o welcome back, Poppetta. E avanziamo. Stando attenti alla linea. Beh, credo che il pianoforte mi sia sempre piaciuto, ma... Quando ero piccola, avevo un insegnante di pianoforte. Ogni volta che suonavo, mi faceva sentire la peggior pianista del mondo. Per un po' ho smesso di andarci. E ho smesso di suonare. Sono ambienti molto duri, molto competitivi, molto soffocanti per una persona, dopo tutto. Sono realtà talmente complesse da saper maneggiare che giustamente non è molto dissimile dalla post-produzione. Credetemi, la post-produzione e la musica sono due realtà molto diverse, ma sorprendentemente connesse a livello di ambiente,
sfida, difficoltà, competizione, tecnica e conseguenze sulla persona. La mia autostima doveva essere davvero scarsa perché mi ha davvero segnata. E ogni volta che dubitavo di me stessa, mi tornavano in mente le sue parole. Un giorno ne ho avuto abbastanza e mi sono detta, prima o poi, diventerò una concertista. Ma così non hai mai lasciato che lei decidesse cosa fare della tua vita? Beh, suppongo di avere una visione un po' strana delle cose. Per me non importa molto quale percorso scelgo, a patto di trarne il massimo. Chapeau. Questa vita è così breve e non riusciremo mai a fare tutto quello che vogliamo. Chapeau. Non importa ciò che facciamo, ci saranno sempre altre cose da provare, altre strade da seguire. Quindi, alla fine, credo che l'importante sia essere soddisfatta di quello che ho fatto. Scusa, sto parlando troppo. Cambiamo discorso. E tu? Cosa ti ha spinto a diventare un pilota? Un'amica d'infanzia? Io... Paraculo. Tutto qua? Ale, ricaduto. Beh, ho parlato del trasferimento all'inizio live, no? Chissà perché, ragazzi, chissà perché. Ah, sapete che c'è gente che dice che faccio finta di avere problemi di linea? Poracci. Torniamo in noi. Sappiamo quindi che dovremo finire molto presto, visto che la situazione è abbastanza drammatica, ma... Era un momento molto importante. Io ho dato credito alla nostra Milady, alla nostra Sofia, di quello che ha detto, del fatto che qualunque cosa tu faccia, qualunque siano le scelte che fai nella tua vita, ci saranno sempre altre strade da seguire, altri luoghi che non hai visto, altre esplorazioni che non hai fatto, tanti te che non hai mai conosciuto o che non hai fatto conoscere. Niente male. È un concetto banale quanto ovvio e altrettanto forte e penetrante dell'anima. Vero. Inopinabile. Inopinabile. Non vedo l'ora di trasferirmi. Nonostante non sarà una cosa facile, non lo è per nessuno. È un passo di vita tosto. Mi sarebbe piaciuto rivederla. Ah! Fermi tutti, fermi tutti. Sapete cosa? Alt F4. Non rovinerò la mia esperienza blind con voi, solo per causa dei crash. Devo aver saltato un dialogo. Quindi il cacchio. Il cacchio. Ah, adesso l'autosave ci lascerà all'acquario. No, la linea non mi romperà anche il cazzo, non ho un'esperienza da condividere con voi. Quindi... Salvaggiato. Eccoci qua. Impazzisci, impazzisci, impazzisci! Vai, vai, vai! Le meduse! Ok. Sì, 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 sì. Allora, la sto saltando. Se in live non è stata trasmessa, su YouTube apparirà sicuramente. Allora. Sì,
Gli insegnanti sono qualcosa di abbastanza terrificante. Sono spesso, io penso che avrei capacità di insegnamento, penso di avere il dono di poter insegnare qualcosa a qualcuno. Però molto spesso gli insegnanti sono persone schifose, abbattute dalla vita o in qualche modo nocive. Non voglio fare di tutta l'erba un fascio, ho conosciuto dei docenti che mi hanno migliorato la vita, i ricordi sono delle sfere di luce nei miei ricordi e nella mia esistenza, nel mio percorso di crescita, ma tanti, la maggior parte di essi erano persone luride, infelici, vendicative verso ragazzi e bambini, cioè che se li conoscessi, se li potessi rincontrare adesso, mi farei una scorpacciata di rivincita morale e umana su di loro che... Però, viceversa, l'altra faccia della medaglia è luminosa, solo che... Allora... Sì. Allora, è un peccato, ma buona parte delle mie deficienze culturali derivano da crudele incompetenza altrui. Comunque, spero di avere il tempo nella vita di colmare quelle lacune. Allora. Ah, eccola, vedi? Molto tempo fa, una persona a me cara è andata molto lontano. Mi sarebbe piaciuto rivederla. Ok, non andiamo sul banale. Niente di importante lassù? Non saprei. Stavo fissando gli squali. Ok, chiamami quando siamo pronti ad avanzare. Colin ha dei ricordi molto selettivi su pochissimi oggetti, comunque. È molto creativo, ma anche un po' limitato. Questo sarà il nostro ultimo ricordo della serata, ma non ho potuto resistere. E poi la spirale sta diventando sempre più stretta, eh? Questo è molto interessante. Oh! Faye. Certo che te la stai prendendo comoda. Ehi, nessuno mi butterà fuori. Meno male che ho finito le mie ore in tempo, eh? Hai fatto bene. Il mondo là fuori è un'altra cosa. Pronto ad andare? Sì, un attimo. Hai finito con la tua fase meduse? Non è una fase. Comunque sì. Cosa sta succedendo qui? Non ne sono ancora certo, ma questo luogo sembra proprio abbandonato. Hai voglia di disegnare un aereo? Tanto non verrà nessuno a vederlo. Che malinconia. Però le host, cioè adesso si stanno ripetendo parecchio. Comincio a sentire un po' di monotonia. Avviso di chiusura dell'aeroporto. Suppongo che tutto abbia una fine. Beh, specialmente le realtà private.
Fun fact. Quasi tutti gli orologi segnano le 3 perché è l'orario in cui è nato Asher. Non è casuale, infatti, è vero, lui è molto selettivo. Avete ragione. Huh. Giusto. Hai sempre avuto un debole per quel quadro, vero? Vero, hai sempre avuto un debole per quel quadro. Ho chiesto di conservartela. Un piccolo gesto per ricordarti questo posto. Grazie, capo. Tutto questo posto lo è vuoto. Si aprirà? Ah, peccato. Beh, giustamente, se sta fallendo o in qualche modo ha chiuso. Ah no? Pensavo di uscire con Colin. Beh, comunque vada, la prossima serata sarà l'ultima. Ho intenzione di finirlo la settimana prossima. Ma dai, il logo della compagnia è... Wow. Quindi, qual è il prossimo passo? Ora che l'aeroporto ha chiuso? Esatto. C'è il lavoro come aviotrasportatore di merci per cui ho fatto domanda. Sono andato al colloquio l'altro giorno. Penso di avere buone probabilità di essere preso. Ho ancora molta strada da fare, ma sarà utile per accumulare più ore di volo. Questo è vero. Wow. Pensare che sei davvero arrivato fino a qui. Sembra ieri che stavamo su quel balcone. Grazie per avermi dato la spinta di cui avevo bisogno, comunque. Felice di averlo fatto. Vabbè, ritiro le mie vecchie teorie. È solo un po'... non tutte, però, perché... Vabbè, ma si ricordava che il capo era un mafioso. Figuriamoci se il problema è Faye sull'ala o a bordo di un aereo di... per addestramento. Dai, su. Ehi. Novità con quella ragazza dell'orchestra? Sofia? Beh, ci parliamo. E? Non lo so. Potrei chiederle di uscire prossimamente. Ma beh, sai anche tu come me la cavo con questo genere di cose. Ti andrebbe di darmi una mano? Oh, non credo che ti sarei molto utile. Mi sembra che tu abbia messo la testa a posto.
Io... E chi è quel ragazzo? Ehi, hai intenzione di fare quel volo che ti ha offerto il capo? Barry ha detto che c'è una striscia d'erba vicino alla collina dove eravamo soliti andare, giusto? Potresti... Che cazzo dici? Sei fuori di testa, Faye. Ma già cosa? Via il brevetto. Vieni anche tu? Mm-hmm. Quindi la storia è che sono morti entrambi. E in realtà sono nella macchina di Sofia. E mi sembra ovvio. È evidente. Mike, non leggere. Non leggo. È curioso come il semplice desiderio di essere felice sia risultato così complicato. Di certo lui non ci è venuto incontro con le sue indicazioni ambigue. Aspetta, mi è venuta un'idea. Cosa? Pennarello indelebile. Ecco, perfetto. Ecco, adesso andiamo a farci pagare. Idiota. Hai un sorriso! Non basta disegnargli un sorriso così. Le labbra sono rosse, mica nere. Oh! Voltiamo al lavoro. Ora sembra un amorevole Joker. Abbiamo passato in rassegna quasi tutti i suoi ricordi. Non è così? Credo di sì. Il vortice dovrebbe essere poco più avanti. Ah, state parlando ancora della scuola. Non leggere in caps. Ok, non sto... Ok, tranquilli, tranquilli. Se leggo qualcosa di scandaloso, ve lo dico. Sto a te. Copro. Ottimo. Forse ci tornerà utile per arrivare alla fonte del suo desiderio. Come se non lo sapessimo già. Eh? Vuole lei, ovviamente. Deve esserci un motivo se continua a saltare fuori. E questo è ciò che... È ciò che è evidente. Ma se ha chiesto di non cambiare nulla... Cioè, può essersi pentito di non aver notato un interesse da parte di Faye o il fatto che non si sia comunque mai innamorato di qualcosa che invece era... un legame... diverso per lui? Chiaramente questo tipo pensa ancora al suo amore infantile e si chiede come sarebbe andata. La vuole, ma ha dei sani principi, quindi sa di non poterla avere. L'equazione perfetta per un triste uomo che ha bisogno del nostro aiuto per rimuovere il problema alla radice. Minchia, il mal di pancia. Non si possono fare questi giochi da bambini quando non ci sono pensieri, quando la vita è semplice. Stai proponendo di rimuoverla? Beh, se lo facessimo, saresti tu l'esperta. Ma in ogni caso, dobbiamo comunque cambiare qualcosa. A conti fatti, lei è comunque l'unica cosa che potremmo cambiare. Colin stesso ha detto che dovremmo evitare di cambiare le cose che coinvolgono la sua famiglia, giusto? E in tutti questi ricordi, Faye è l'unico altro elemento davvero ricorrente. E non fa parte della sua famiglia. Suppongo che tu abbia ragione, potremmo iniziare da lei e vedere dove ci porta la cosa. Ma c'è ancora qualcosa che non mi torna. Che cosa? What? Sono io, Roxy! Sono qui! Oh, come sta andando là dentro? Stupendamente, ovvio! Ha cancellato il disegno. Non è crashato tutto, vero? Ok. Invece, tu come stai? Hai portato le scartoffie?
Sì, ho qui le scartoffie. Ho portato anche Rob. Cosa? Sai che non lo sopporto. Guarda che ti sento. Ciao Rob. Ehi. Comunque, mi va di uscire super veloci per compilare i moduli? No, non è il momento, il cazzo. Siamo un po' di fretta qui. Forse dovremmo chiedere di aiutarci con le carte. Un'altra cosa, Neil. A proposito dell'attrezzatura, penso di aver visto... Sto uscendo! Tienimi i documenti pronti. Aspetta, cosa? Conosci il protocollo, Eva. Cole è il nostro paziente ora e uno di noi deve controllare i moduli. Sì, ma abbiamo già lasciato che altri ci aiutassero. E alla sede centrale non è mai importato. Forse doveva importare a noi, Eva. Forse doveva importare a noi. Stai facendo il paraculo? Hai modificato qualcosa? Hai toccato qualcosa, Neil? Neil. Perfetto. Fermiamoci. Pesantissimo inizio. Le parole sono interessanti. Fermiamoci. Specialmente perché non riuscirei a condividerlo con voi al meglio. Ho una stanchezza addosso che non avete idea. Mi sto svegliando molto presto in questi giorni e poi tra un po' una fiera, quindi non voglio che la notte mi porti a perdere dettagli o a essere meno prolisso con voi. No. Non è... Nella prossima live non credo ce la farai a finirlo. Capisco. Vediamo un po'. Al massimo facciamo un bel bis un giorno extra. La prossima settimana vorrei finirlo a priori, quindi magari facciamo una live extra. Però è il momento. Dai. Siete stati meravigliosi, veramente speciali. Io vi ringrazio di cuore. E vediamo un momento i vostri doni. Che prima o poi riuscirò a farmi spiegare, visto che per ora l'assistenza ha dei dubbi su come poterle leggere in diretta con un tempo. Quindi... Oh, Franco mi fece veramente un dono per l'appartamento e il trasferimento, grazie, ecco perché è così grande. Grazie di cuore, come al solito, più che un dono, un investimento. The Player, grazie. Don, Undertaker Old School, Cog, Gabro, Simone, grazie di cuore a tutti e della compagnia a voi altri, sempre e comunque. Questo venerdì torna The Binding of Isaac per un giro di personaggi. E sì, sarò una pippa tremenda perché ho dimenticato tutto. Welcome back, spirito dell'arcade. Eh sì, una live che non supera la mezzanotte è poco più di un'ora e mezza. Questa è una cosa su cui cercherò di ampliare, però ne riparleremo. Dipende anche da come mi sento, perché queste sono live notturne, proprio post orario di lavoro. Se le facessi il pomeriggio, se cambiassi questo per fare in futuro con la fibra, io non posso fare le live di pomeriggio, perché la linea non reggerebbe, neanche la DSL probabilmente, per saturazione. E non mi fido della DSL, perché è troppo lenta. Cioè, ragazzi, le cose cambieranno, vedrò come, ci lavorerò sopra con voi. Per ora mi sento già in una forma di equilibrio che un tempo non avevo con Sutorima, no? Ed è bellissimo. Grazie di cuore. È splendido condividerlo con voi. Questo giocato da solo... Non mi causerebbe nulla di diverso a livello di empatia con la storia, ma il modo in cui la vivo e la ricorderò è diversa. Grazie. E mi devo portare da bere, perché faccio sempre questa stronzata, sono un imbecille. Devo curarmi un po' di più. È anche per questo che raggiungo una stanchezza un po' scioccamente esagerata. Mi danneggio, sono un coglione, mi gestisco male. Buonanotte, ragazzi.
Grazie di cuore, di tutto. Iscrizioni, following, essere qui. Sono comunque 500 persone. E il comunque sembra quasi implicare che siano poche. È più di una sala cinematografica intera. Alla prossima, ragazzi.